Manca solo un giorno all'inizio della masterclass di recitazione cinematografica con Giancarlo Giannini qui ad Alghero. Ci troviamo qui con Maurizio Pulina dello Spazio T. Sì, siamo in attesa dell'arrivo di Giancarlo Giannini, che sarà qui domani per un masterclass di recitazione cinematografica organizzato dallo Spazio T in collaborazione con la Movie Machine Production Studio Cinema di Massimiliano Cardia di Roma. Il masterclass si svolgerà presso la Torre di San Giovanni in collaborazione appunto con la città di Alghero, l'Assessorato alla Cultura, la Fondazione Meta. I posti sono tutti già stati presi o c'è ancora qualche posto disponibile? Allora, per quanto riguarda il masterclass, i posti sono terminati già da diversi giorni. Sono rimasti due posti come uditore, quindi volendo chi è ancora in tempo può diciamo, contattare lo Spazio T al 328-547-8632 per informazioni. Come dicevo, la masterclass, scusate, si svolgerà all'interno della Torre di San Giovanni per 7 ore al giorno, a cominciare da domani, dalle ore 14 alle ore 21, mentre il secondo giorno dalle ore 9 alle ore 16:30. Questo perché alle 16:30 ci sarà un incontro pubblico organizzato appunto al Cinema Miramare di Alghero, a cui potranno partecipare tutta la città di Alghero, tutto il pubblico algherese e non solo. Nel quale Giannini darà un saluto alla città, farà una chiacchierata sulla cinematografia e anche probabilmente sull'uscita del suo ultimo film. Saranno presenti anche il sindaco Stefano Lubrano, l'assessore alla cultura Romina Caula e il presidente della Fondazione Meta e ovviamente i sostenitori del progetto che ci hanno dato una grossa mano per l'organizzazione e sono l'Hotel El Faro, poi La Pergola con Enrico Daga, Nolauto, All Digital per la grafica e Mouse. Il tutto passa attraverso la collaborazione tra l'amministrazione comunale e Meta e soprattutto il lavoro fatto dallo Spazio T, rappresentato qui oggi da Maurizio Pulina e da Chiara Murru, che hanno lavorato intensamente e con grande dedizione per consentire alla nostra città di avere un'opportunità veramente di grandissimo rilievo e di grandissima importanza. Avere la possibilità di ospitare in città un grande attore del calibro di Giancarlo Giannini consentirà una crescita culturale perché da una parte permette a quanti vogliono partecipare alla masterclass di venire in contatto diretto in maniera didattica oltre che umana con un grande attore, però la generosità del progetto ha voluto che Giancarlo Giannini, questo grande attore, salutasse anche la città attraverso un incontro pubblico che permetterà, un incontro pubblico quindi ovviamente accessibile a tutti, che permetterà a chiunque di venire in contatto con l'attore, porgendo eventualmente delle domande. Quindi mi piace sottolineare la crescita culturale di una città che guarda al mondo e guarda proprio artisti che nel mondo sicuramente hanno portato l'intera Italia. Come fondazione chiaramente siamo pienamente soddisfatti di questa iniziativa e speriamo insomma che questi progetti così proposti possano essercene altri ulteriori e la fondazione in questo caso farà sempre la sua parte. Sarà una masterclass molto intensiva, saranno 14 ore di lavoro davanti alla macchina da presa, che si alterneranno anche con lezioni teoriche. Questo permetterà sicuramente, come diceva poc'anzi, il sindaco, di migliorare l'aspetto proprio dell'approccio al lavoro dell'attore, avere delle informazioni e dei trucchi anche in più su come si fa il cinema. E credo che Giancarlo Giannini sia forse il più grande di tutti per questo tipo di operazioni. Abbiamo deciso più o meno dall'anno scorso di lavorare pensando ad Alghero nel mondo,
Quindi abbiamo iniziato partecipando a festival nazionali, abbiamo introdotto nella nostra associazione un'esperta di relazioni internazionali, con l'idea di crescere e cercare veramente di portare il nostro teatro, quindi di conseguenza anche la città in cui operiamo, oltre l'isola, portando anche nell'isola quello che poi sono stati i semini che abbiamo sparso un po' negli anni in cui ci siamo formati lontano dalla nostra città, per cui davvero, come diceva Maurizio, speriamo che stiamo raccogliendo un po' i frutti di quelli che sono stati gli anni di formazione, per cui speriamo che anche la città ne benefici sempre comunque.